con l'intervento Unlocking the Way to Cut Decent Use of Energy Sources. Intanto buongiorno a tutti. Pronto? Sì, mi sentite? Sì. Intanto dicevo buongiorno a tutti e adesso capiamo se state vedendo la presentazione. Mi date conferma che state vedendo, perché sto lavorando su due monitor, quindi se mi date conferma che state vedendo la presentazione. Non stiamo vedendo la presentazione, deve cliccare sul PowerPoint, dottor Golinelli. Stiamo Allora. vedendo il suo schermo. Bene, allora facciamo così. Un po'. Show screen 2. Così dovrebbe essere, giusto? Perfetto, Ok, benissimo, prego. il problema di lavorare con due monitor che non, a volte non funziona se non si sa qual è il monitor giusto. Bene, ancora buongiorno a tutti e quindi cercherò di essere sufficientemente rapido. Visto che siamo, mi sembra di capire, un po' in ritardo sul programma. Velocemente, l'agenda della presentazione è una brevissima introduzione di Wärtsilä Energy, perché avrò già annoiato tutti i partecipanti a questo seminario, visto che non è la prima volta che riteniamo di partecipare all'MCTER. Cosa sta succedendo in città, nel senso dove stiamo andando e che cosa poi in particolare per l'Italia abbiamo visto molto recentemente e il percorso che noi pensiamo debba essere quello della cogenerazione per il futuro. Wärtsilä Energy, lo sapete, cerca di sviluppare tutte le proprie attività nella transizione per sostenere la transizione verso sistemi energetici più sostenibili. Nel fare questo abbiamo, giusto per dare un paio di numeri, 73 gigawatt di impianti di energia distribuiti nel mondo. E da qualche tempo anche 1,5 gigawatt di storage installato. È un segmento che sta crescendo in maniera estremamente rapida. Il nostro ruolo all'interno del sistema energetico è quello di integratori. Noi produciamo, siamo tra i principali produttori di motori a combustione interna e di sistemi di storage. L'idea della divisione Energy del nostro gruppo è di operare come integratori in questi sistemi e quindi sviluppare e mettere insieme tecnologie e soluzioni che permettano appunto una produzione sostenibile ed efficiente dell'energia. Qui però faccio, se volete, un paio di commenti di quello che sta succedendo nel sistema globale e nel sistema nazionale. Allora, è stato ben descritto all'inizio dalle presentazioni introduttive il fatto che noi ci stiamo spostando verso sistemi che hanno un ruolo estremamente importante delle fonti rinnovabili, perché c'è un problema di cambiamenti climatici, perché le fonti rinnovabili stanno crescendo in maniera estremamente rapida, perché c'è una domanda di elettrificazione sempre maggiore. E questo sostanzialmente lo vediamo riassunto in queste tre slide. C'è una crescita attesa delle fonti rinnovabili a livello mondo enorme e dall'altra parte anche la necessaria crescita di tutti quei sistemi dal punto di vista del bilanciamento, della sostenibilità, dell'equilibrio dei sistemi che ne daranno supporto. Quindi batterie, impianti flessibili, tutto quello che in qualche maniera dà questo tipo di sviluppo. Quindi qua abbiamo un percorso che, come è stato, dicevo, illustrato in precedenza, impone anche agli impianti di cogenerazione di avere un ruolo di tipo diverso. Se vi ricordate, per gli appassionati che ci seguono almeno dall'anno scorso, avevamo presentato insieme al Politecnico uno studio sul potenziale della cogenerazione nel mercato italiano. E in questo studio sul potenziale avevamo individuato alcuni elementi fondamentali, il contesto normativo, lo sviluppo delle norme, avevamo sottolineato il ruolo del decreto energivori nel possibile percorso di ottimizzazione della cogenerazione e dello sviluppo dell'efficienza energetica in generale nel sistema italiano e l'evoluzione dei modelli di business. Da questo punto, in questo tipo di valutazione, avevamo dato degli scenari, in quel caso pre-Covid, qui andrebbe un flesso
sul 2020 importante che ha spostato gli obiettivi, ma degli scenari in cui nel scenario ottimistico alcuni elementi importanti come, il quadro normativo avrebbero dato rilevanza maggiore alla cogenerazione e allo sviluppo di questo. Bene, qui c'è una chiamata alle armi e lo faccio mettendomi per qualche minuto il cappello di presidente di Italcogen, l'associazione oggi l'unica rimasta all'interno di Confindustria che promuove generazione distribuita, efficienza energetica, cogenerazione, recuperi termici. Perché questa chiamata alle armi per quelli che sono tutti partecipanti a questo importante webinar e a tutte le società che hanno portato delle relazioni estremamente interessanti? Perché il 21 maggio ci siamo trovati di fronte a un nuovo decreto ministeriale che riguarda i titoli di efficienza energetica, i certificati bianchi, in cui ci siamo trovati gli obiettivi dei soggetti obbligati, quindi dei distributori, sostanzialmente ridotti ai minimi termini. La riduzione di questi obblighi per il quadriennio è un elemento che incide in maniera particolare sulla fattibilità e la sostenibilità dei progetti della cogenerazione, e abbiamo ritenuto che in un percorso in cui l'Italia si sta dando degli obiettivi rilevanti di efficienza energetica, di crescita delle fonti rinnovabili e di incremento degli obiettivi che dovranno essere aggiornati anche a livello del PNIEC, suona molto strano andare a tagliare gli obblighi di efficienza energetica. In questo senso, fortunatamente, non ci siamo trovati da soli. Vedete, qui ho rappresentato quella che è la lettera che abbiamo mandato al ministro Cingolani, che come primo decreto in assoluto firmato, fa un decreto in cui riduce gli obblighi sui certificati bianchi, e ripeto, non da soli, perché tutti i segmenti che sono sostanzialmente operatori che sviluppano le applicazioni della cogenerazione sono con noi, con l'idea di dire non è ragionevole fare degli interventi sul meccanismo dei titoli di efficienza energetica, in quanto è stato anche uno dei meccanismi premiati in quanto con la capacità di generare dei benefici di efficienza energetica con un minor costo. Siamo in attesa di una risposta dal ministro Cingolani, però come associazione oggi unica che promuove la cogenerazione e l'efficienza energetica chiedo il sostegno di tutti quelli che sono interessati affinché questo tipo di percorso, che ha una filiera nazionale industriale molto importante, possa essere mantenuto. Ciò detto, la cogenerazione, questo intero segmento non si ferma di fronte a questo e ha nell'obiettivo ovviamente lo sviluppo di soluzioni che permettano il perseguimento degli obiettivi. La cogenerazione, abbiamo visto anche nelle presentazioni precedenti, ha varie tipologie di applicazione. È una generazione distribuita, quindi già di per sé stessa, come in una prima slide del quello che fosse di origine GSE, permette un risparmio complessivo, perché la generazione distribuita permette di evitare tutte quelle che possono essere le perdite lungo la rete, e si configura con già di per sé stesso con una serie di elementi di flessibilità del riscaldamento, produzione di vapore, produzione di acqua calda, rigenerazione, con soluzioni che sono compatte, modulari, estensibili, quindi sostanzialmente di facile applicazione, con un'elevata efficienza elettrica, e la combustione e la cogenerazione a motore a combustione interna ha inoltre una serie di elementi flessibili. Da qui, per quello che riguarda il gruppo Vazia, l'elemento, i pilastri di sviluppo della cogenerazione sono innanzitutto basati sulla flessibilità dei nostri impianti. La capacità flessibile degli impianti è data dal fatto che questi impianti possono essere altamente efficienti. Quindi noi abbiamo, possiamo dirlo, motori più efficienti oggi esistenti dal punto di vista della produzione elettrica.
la capacità di avere una flessibilità sui combustibili, lo vedremo tra poco, ma cioè la disponibilità di poter utilizzare diversi combustibili è un vantaggio a livello globale, pur consapevoli che il mercato italiano è un mercato orientato al gas, quindi in questo senso vedremo qual è poi la flessibilità dei combustibili per il mercato nazionale. Una capacità operativa flessibile, si diceva all'inizio che la cogenerazione deve poter partecipare e dovrà poter partecipare a un mercato e a un sistema energetico che richiederà non il base load costante nel periodo di cogenerazione, ma di poter avere una maggiore flessibilità per poter arrivare a cogliere quelle opportunità e massimizzare anche i ritorni, i benefici dell'investimento che viene realizzato. E la capacità, la flessibilità di sviluppare questa tipologia di progetti in scala. Se posso commentare una prima slide che ho visto, diciamo che gli impianti con il motore a combustione interna che noi abbiamo realizzato, in realtà il limite di scala è relativo. L'impianto più grande che abbiamo realizzato è da 500 MW, quindi già entra più o meno in quel segmento anche dei cicli combinati, ma adesso non è sicuramente la dimensione della cogenerazione in Italia. Flessibilità operativa è estremamente importante. I motori a combustione interna del nostro gruppo hanno la capacità ovviamente di operare con diverse modalità. Gli stessi motori all'interno di uno stesso impianto possono operare, essendo singoli moduli, possono operare in maniera differente, ma la capacità quindi di rispondere a esigenze diverse che possono non essere oggi tipiche della cogenerazione, ma che lo saranno in futuro se vogliamo che questi impianti possano partecipare a mercati diversi. Qui vedete in sintesi le varie possibilità. Forse per essere più sull'operatività, qui abbiamo rappresentato come sta funzionando un impianto di teleriscaldamento che opera sui segnali di ottimizzazione complessiva dell'impianto, ovvero sia la capacità di intervenire e di operare con i motori in base ai segnali di prezzo e della domanda termica ed elettrica, e quindi operare all'interno di un sistema che prevede quindi un mix di tecnologie, vedete dei boiler piuttosto che la produzione elettrica di termico, per poter avere un impianto, iniziamo a chiamarlo ibrido, ma che possa muoversi in maniera da ottimizzare la sua capacità, quindi non un base load, magari a un minimo carico per poter continuare a dare un servizio di un certo tipo, ma una flessibilità maggiore per ottimizzare il ritorno complessivo dell'investimento. E come ho già avuto altre volte la possibilità di dire, questo ovviamente sono impianti che stanno già funzionando e che il teleriscaldamento dinamico o la cogenerazione dinamica è già una tecnologia disponibile, quindi si tratta semplicemente di implementarla a vantaggio di sistemi che possono richiedere un'ottimizzazione della propria produzione. Altro elemento che serve stiamo sempre parlando di soluzioni disponibili, altro elemento che serve per comprendere qual è il ruolo della cogenerazione in futuro è la capacità di ibridizzare, termine vergognoso, ibridizzare i sistemi per ridurre i consumi, ottimizzare la produzione. In questo sistema ibrido ovviamente ci sono l'inserimento delle fonti rinnovabili, così come l'inserimento dello storage, di cui però avremo una sessione dedicata il 2 luglio, quindi qui lascio gli approfondimenti a un intervento successivo. L'argomento importante dal punto di vista della flessibilità e della flessibilità in futuro è quello relativo ai combustibili. Wärtsilä ha come storia lo sviluppo di applicazioni diverse sulle varie tipologie di combustibili, parliamo dal gasolio, arriviamo ai vari combustibili più leggeri passando attraverso il gas. Questo schema, che qua vedete rappresentato in maniera tabellare, dal gas al biogas, etano, quindi tutti i motori che possono utilizzare combustibili interessanti già ora per la transizione, combustibili che chiameremo combustibili di transizione. Il gas naturale oggi è oggetto e sarà sempre più oggetto di valutazioni
sufficientemente critiche anche dal punto di vista della comunità europea, perché è un combustibile fossile, ma è un combustibile che abbiamo la necessità di poter utilizzare, intanto cui saranno resi disponibili i famosi combustibili decarbonizzati. Allora, in questo passaggio siamo in grado di poter utilizzare questi combustibili. Il futuro è quello dei combustibili alternativi, in cui i sistemi di Power to X e il ruolo dell'idrogeno e dei combustibili derivati, qualche misura dall'idrogeno, saranno assolutamente rilevanti e importanti. E in questo senso è il percorso che noi abbiamo già intrapreso nello sviluppo, ovviamente, di combustibili di sintesi per l'applicazione dei nostri motori. A breve faremo anche qualche annuncio più puntuale, ma ad esempio il metano di sintesi, piuttosto che l'utilizzo di questo caso cattura della CO2 e produzione di metano di sintesi con l'idrogeno, piuttosto che l'utilizzo di combustibili per applicazioni diverse. Per rimanere nel metano di sintesi, questo è un esempio di un progetto in corso in cui c'è il waste to energy, l'energia prodotta viene utilizzata per la cattura della CO2 e la realizzazione del metano di sintesi, ma non solo, il ruolo quindi poi dell'idrogeno. A oggi possiamo dire di poter utilizzare il 25% di idrogeno così com'è nei nostri motori, bisogna capire quale sarà la disponibilità di questi combustibili. Quindi il ruolo da questo punto di vista dei combustibili saranno quello di ridurre sempre di più il contenuto di carbonio all'interno di questi, in maniera tale che la cogenerazione possa continuare ad avere il suo ruolo di efficientamento complessivo dei sistemi energetici. In conclusione, i vantaggi della cogenerazione, di Varzea, qui sono stato più sulla cogenerazione che sul nostro marchio, ma il vantaggio della cogenerazione, dove noi partecipiamo in maniera rilevante, sono qui elencati, e il vantaggio della cogenerazione come tecnologia è che può essere una parte rilevante dei sistemi sostenibili del futuro, posto che venga supportata, posto che l'utilizzo dei combustibili decarbonizzati venga in qualche misura anche incentivato. Attenzione, l'ammonia, metano di sintesi, l'idrogeno non hanno i costi del gas naturale, quindi se noi vogliamo andare verso quel tipo di produzione che sarà necessaria per sostenere lo sviluppo delle rinnovabili, dovranno esserci meccanismi e mercati che ci permettono di lavorare adeguatamente. E con questo ho terminato e vi ringrazio. Grazie mille. Il prossimo relatore, Alessandro Piva. Alessandro Piva, analizzatori per gas di combustione per monitoraggio emissioni e controllo. Buongiorno, buongiorno Lima. Tutto, direi che mi sentite e mi vedete, quindi. Sì. Ok, perfetto, la presentazione è sotto. E prego, vada pure, tutto perfetto. Possiamo cominciare. Buongiorno a tutti, sono Alessandro Piva, lavoro in Infrastrumenti SRL da 25 anni, sono socio e sono qua a presentarvi i nostri sistemi di analisi per il monitoraggio delle emissioni, in quanto abbiamo ottenuto una grossa novità e una grossa... Attenzione che è saltato l'audio, dottor Piva. Così ci siamo? Così ci siamo, prego. Perfetto. Dicevo, siamo qui a presentarvi i nostri sistemi di analisi perché la novità sostanziale è che da 3 mesi abbiamo ottenuto la certificazione europea, che si chiama CAL1, per il nostro analizzatore e i nostri analizzatori, ottenendo un risultato particolare, e cioè quello di riuscire a ottenere un certificato che riporti e che consenta di usare il nostro analizzatore per monitorare livelli di emissioni estremamente bassi. Ho capito cosa ho fatto, ok, se batto la barra.
si disattiva. Velocissimamente, chi siamo? Siamo un'azienda che è partita nel 1990 come Ceramica Industriale Fair, qualcuno avrà sentito questo nome, fondata da mio padre, come scopo la produzione degli analizzatori di ossigeno per il controllo della combustione. Nel 1997 è stata fondata la FEA Strumenti SRL, con l'aggiunta di due soci, cioè il sottoscritto e mio fratello Ludovico, che è responsabile della produzione. Siamo localizzati a Seregno, vicino a Milano, in una zona nevralgica, siamo fortunati di essere in questa posizione. E cosa facciamo? Oltre alla produzione di analizzatori di ossigeno, ormai storici, ma non siamo qui a parlare di questo, siamo specializzati nella produzione e quindi eseguiamo un processo completo di produzione e resa a disposizione dei sistemi di analisi, a partire dagli analizzatori che sono progettati da noi, testati e prodotti e collaudati, quindi ogni singolo analizzatore ha la sua al suo processo, la sua procedura di produzione collaudo, e gli analizzatori, oltre che essere venduti singolarmente, quindi se ci fosse qualcuno che volesse integrare personalmente gli analizzatori può farlo, eseguiamo l'integrazione dei sistemi. L'integrazione dei sistemi che va dalla progettazione elettrica al montaggio interno qua da noi e il cablaggio delle varie piastre, il loro collaudo e successivamente maestri di servizio e assistenza, quindi seguiamo tutto il processo della vita degli analizzatori, cioè quindi dal progetto alla manutenzione con personale interno per strumenti. Piccolo accenno alla manutenzione, che poi diventerà, che come già qualcuno prima di me ha detto, è sempre un fattore chiave. Abbiamo tre persone che operano direttamente dalla FEA Strumenti e una serie di centri servizi, due centri servizi, uno per Centro Italia e uno per il Sud Italia, per coprire opportunamente tutto il territorio nazionale. Inoltre all'estero abbiamo una serie di collaborazioni e di rivenditori in paesi diversi, ma direi che questo può essere approfondito in un secondo momento. Per parlare del nostro analizzatore, che si chiama Enoch 5, che è un po' il motivo per cui siamo qui, questo analizzatore è un analizzatore infrarosso. Uno dei punti chiave che ci ha fatto ottenere questa certificazione è il fatto di aver effettuato sull'analizzatore tre, direi, innovazioni particolari, e cioè la prima di decidere di correggere in continuo e attivamente le interferenze incrociate di cui gli analizzatori infrarossi normalmente sono affetti, e quindi CO2 e umidità. Queste due misure sono effettuate direttamente dall'analizzatore e la loro eventuale e presente interferenza compensata. L'analizzatore in più è completamente isolato e raffreddato, e tutto questo per fare in modo che il sensore infrarosso, che lavora a temperatura di meno 35 gradi, possa lavorare bene e in continuazione. L'analizzatore da REC naturalmente, il numero fatidico che siamo riusciti a ottenere sul nostro certificato è quello dei 50 mg al metro cubo come range minimo di misura. Questo vuol dire poter controllare impianti, e quindi sempre di più gli impianti che oggi ottengono limiti di autorizzazione più bassi, fino a 25 mg. Come sapete, la norma è quella di utilizzare dei range che siano il doppio del limite imposto. L'analizzatore poi ha tutta un'altra serie di funzioni per visualizzare i dati, anche eventualmente ricalcolati l'ossigeno, perché poi il valore di limite è sempre dato a un ossigeno di riferimento.
nello specifico, quando parliamo di cogenerazione, perché di questo stiamo parlando, parliamo di valori del 15% di riferimento, e l'analizzatore può direttamente esporre il risultato in questi termini. Un'altra compensazione, un altro punto notevole per riuscire a ottenere questo risultato è stato quello di compensare automaticamente anche la pressione atmosferica, che ha un effetto abbastanza piccolo, ma che comunque dovendo discriminare i singoli milligrammi a questo punto era necessario fare. Ultima cosa che vi faccio notare è il fatto di aver implementato direttamente nell'analizzatore la funzione di CAL3, funzione CAL3 che è imposta dalla norma N14181, e l'analizzatore direttamente effettua i controlli comandando delle elettrovalvole esterne, facendo passare il gas all'interno dell'analizzatore e compilando le famose tabelle QSUM per verificare che il drift non ecceda il limite. Se il limite viene superato, il limite di drift viene superato, l'analizzatore segnala un'anomalia con un contatto. L'altro punto chiave dei nostri sistemi è l'analizzatore di ossigeno. L'analizzatore di ossigeno è un analizzatore basato su una cellula d'ossido di zirconio di nostra produzione interna completa, quindi la produzione è fatta direttamente dalla materia prima. Non mi soffermo sul sistema di funzionamento dell'ossido di zirconio, che immagino tanti conosciate, ma la cosa importante è che noi possiamo garantire